Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Allora, qui siamo tutti a fare la merendina, qui si sta Ah tutti. sì. Meglio, è meglio la merendina qui sotto. sì. Ascoltami. Dai, vediamo questi due pani. Luglio. A luglio, dai, i cavalli per quanto mi riguarda, per quante contrade avevo dove potevo montare, alla fine i cavalli non sono andati bene. Quindi ho scelto di montare nella chiocciola, cavallo che secondo me era un bel cavallino, ma più in prospettiva, ecco, era un po' presto per il debutto. Cavallo secondo me doveva ancora imparare un po', ecco, un altro anno di provincia ci voleva. Ha fatto anche meglio, l'avrei montato anche meglio. Sì, un cavallo che galoppava, ci galoppava forte, però insomma ancora era un po' da sistemare il cane, aveva un po' nelle curve. Dai, poi visto c'è stato questi 2 anni di blocco, quindi questi cavalli nuovi è chiaro hanno fatto meno esperienze, Un paio vi siete fatti fregare a Gigio. oh, dai. Che paio è? Fregava, dai, oh, lui è bravo, poi è chiaro, magari ha montato anche un cavallo al debutto, però insomma un cavallo tutto sommato piaceva un po' a tutti. E Quello era un beccaglio. niente, dai, è andata così. Sicuramente, dai, i cavalli un po' aiutano, poi quando uno poi arriva a montarli, poi ci deve mettere del suo. Io alla fine, dal 2018, d'agosto, che non monto un cavallo, diciamo, all'altezza, no? Competitivo, che poi anche lì non è che porto la bella primo avanzo, però cavallo che ti consente di fare un palio all'attacco bene, no? Cioè, comunque c'è la possibilità di vittoria, poi te la giochi. E poi ad agosto sono rimasti tutti sorpresi del tuo spostamento dal Montone alla Lua. Spostamento, non c'è lo spostamento, ho fatto una scelta, cioè, non è che ero nel Montone e sono andato nella Lupa, ho scelto la Lupa che non è una contrada a caso, è una contrada dove ci ho vinto, dove c'è un bel rapporto, come poi c'è un rapporto anche con quelli del Montone, però insomma, secondo me in questo palio via Storius valeva solo 2-2, secondo me, quindi alla fine sono andato a scegliere la situazione, solo 2-2 ormai mi sembra anni e anni. Un cavallino positivo, ma alla fine mi sembra che il terzo giro gli manca sempre qualcosa, ecco. E quindi fatto sta scelta, se tornassi indietro rifarei la solita, ecco, non è che. Insomma, è una città più serena, diciamo, più tranquilla. Sì, scelta più serena, e ti ho detto, secondo me i cavalli in questo palio visse mi valevano tutti e due. Cioè non avevo possibilità di montare un cavallo meglio, ho scelto un cavallo a debutto e magari qualcuno può dire sì, ha montato un cavallo a debutto, ma ci ho visto qualcosa, ecco, se per me era proprio l'ultimo del campo non ci andavo uguale, Invece non era andato male il ecco. Per cavallo. le prove se l'hanno portato bene, poi è chiaro il palio tanto ti deve dire anche bene, sono capitato alto, trovo un po' di tappo, il primo San Martino e poi dopo di conseguenza sta una corsa dove discorsi ce ne stati abbastanza. Però quando si ritrova indietro è più facile trovare gli intoppi. Peccato perché insomma potesse, cioè si poteva vedere un po' all'opera questo cavallo, no? E io magari potevo fare un palio diverso se mi sfilava un po' tutto bene. Tanto voglio rivedere, insomma, un po' Sì, per... da rivedere, dai. E insomma, in certo qual modo il 2018 l'ha condizionato. 2018 perché mi ha condizionato, no? No, no. Sai, vengo dal 2018, poi ho preso la squalifica, 2 anni di Covid, sono rientrato sperando di montare un cavallo da corsa, non sono riuscito a montare, cioè un cavallo competitivo e non sono riuscito a montarlo e quindi ho fatto le scelte che ritenevo opportuno fare. Senti, me lo racconti il palio di Pablo di luglio, parlava da sé, quando è arrivato poi. E questo agosto invece come me lo racconti della corsa? Questo d'agosto ti ho detto e alla fine è entrata la rincorsa quando la tartuca era messa un pochino peggio e io sono partito e mi sono buttato giù di sotto perché
avevo visto durante la mossa le contrade, avevo di sotto, tiravano su verso l'alto e quindi ho detto se parto e mi tirano verso su alto magari poi c'è il rischio che mi ritrovo verso i palchi, no? Invece così ho detto, ho ripreso male, l'ho buttato di sotto subito e mi sono infilato nella traiettoria, proprio a San Matteo ci ho trovato l'onda e quindi c'è stato un rallentamento lì. Poi al casato ci ho trovato il cavallo dell'onda in terra, quindi è saltato quello, c'era tre fantini in terra, c'è una serie di intoppi e Lì finito tutto, ecco. finisce Poi l'avventura. tanto quello davanti era imbattibile nel senso, però magari mi tirava a fare un bel paio. Senti, e ora ho scritto proprio ieri, io, ieri sera. Questo è un palio dove mi sa che mi dà questa impressione, questi bene, cioè, ci saranno tanti lavori e mi sa che secondo me arriveranno i fantini di lontano. È possibile secondo te? So, può darsi pure che ci sia qualcuno faccia sta scelta, ma ora diversi non penso. Contrarie che magari cercano una situazione più serena, mettendosi appunto col fantino, senza poi magari essere condizionato a certe situazioni. Può essere? Sì, può anche essere, credo sì. Però insomma, quando c'è un fantino di contrada, abbiamo intanto il tipo di fantino è. Quando c'è un fantino di punta è una gestione. Quando c'è un fantino magari di seconda fascia è un'altra gestione. Sì, certo. Qui è chiaro, quando c'è un fantino di seconda fascia, magari se poi ti tocca il primo avallo e chiama un fantino di punta, tiriamo te il fantino di punta, no? Vabbè, di solito poi quello che ha questo ruolo ne è consapevole, no? A volte gli viene detto, se è, però io ho da che nel caso. Sì, Però no, è chiaro. secondo me, vedendo questi due pali, secondo me c'è la possibilità che avvenga questo video. Cioè, ho questo sentore. Boh, non lo so. Dipende anche dalle contrade, poi alla fine, sa, le contrade senza rivale secondo me non hanno mai problemi. Perché alla fine quando tocca un cavallo buono. Se ti ci viene quello e preferisci, bene, se no penso che ci sono delle alternative valide, no? Le contrade con la rivale, è chiaro, hanno un'impostazione diversa durante l'inverno, quindi può darsi pure che magari per non essere condizionati in fondo si cercano il fantino prima. Può darsi. Senti, te sei ormai uno dei più esperti, non vedi una differenza tra il gruppo di contrade Tittia, diciamo così, e il gruppo di contrade vostri, cioè quelli di Giuseppe Zente, Jonathan Bartoletti, un'amalgama diversa tra le contrade? Sicuramente, vabbè, Giovanni è in un momento positivissimo della sua carriera dove vince e rivince, dove ha anche più contrade, no? Quindi avendo più contrade, è chiaro, c'ha più persone che poi si ritrovano a cavallo e magari, ecco, c'è un rispetto in più, no? Cioè, c'è delle contrade che fanno il paio insieme a lui e dei fantini uguali. Ecco, quelle contrarie non so più contrarie che seguono un po' più la scia, no? Quelle di Giovanni facendo gruppo, no? Come ho detto a Carlo Sanna, fanno più gruppo, no? Che non di Vanni. Ma mi sembra che siano contrarie, sono meno coese fra loro. C'ha questa percezione, no? Da fuori, guardando le varie situazioni che si creano, sembra che ci sia meno coesione tra contatti. Sai, visto le contrade poi alla fine sono fatte di dirigenze, le dirigenze sono fatte di persone, ognuno ha le sue idee. Io penso il palio è abbastanza semplice alla fine, Sì. non c'è da inventarsi grosse cose. Io penso uno deve avere idee chiare su chi
Montare, se sei da corsa, dai dei fanti di riferimento, hai dei rapporti che costruisci durante l'inverno e poi, secondo me, quando arrivi in fondo, queste idee non devono cambiare. Nel senso, se sei da corsa, fai un tipo di palio dove tiri a vincere. Se non sei da corsa, per carità, nel palio può succedere di tutto, però devi avere l'idea chiara di cercare di portare avanti delle parole anche spese d'inverno, no? Apposta, il palio è un dare e un avere, no? Sì, è chiaro, è Questa. chiaro. Ecco, il dare e l'avere, però appunto nel dare sembra che però ci sia il dare meno, no? Nel certo stare da questa impressione. Sì, poi c'è chi ha più sete di vittoria, chi meno, e chi ha più sete di vittoria è chiaro, è un po' più difficile, no? Sì. Però è anche vero, tanto, ho detto prima, c'è da inventarsi poco, tanto quando arriva il giorno e ti tocca il cavallo, il fantino, la situazione, quel giorno lì ti deve di bene, è chiaro che se hai anche gente e contrade, fantini un pochino dalla tua, un vantaggino più ce l'hai, no? Vabbè, sennò E di conseguenza, se uno è in quel palio lì non è tanto competitivo, deve fare altrettanto. Per poi ritrovarsi il giorno e poi da corsa. appunto il discorso dei partiti, no? Sì, Sennò che chiaro, si fa? chiaro. No. Il palio è questo, no? Inutile Sì. sta E a voler fare. poi. Non è una corsa di avanti il palio, voglio dire, cerchiamo di aprirsi. Poi penso, io non c'ero, ma tanti anni fa, poi alla fine, secondo me, il palio era questo. No, sempre stato questo. Cioè, poi lo sta facendo un po' Giovanni, ma Gigi che lo ha insegnato, che poi fa quello che è sempre stato fatto, Sì, eh. è Non è che chiaro, dici chiaro. oggi, perché io mi si scappa la riga, perché oggi c'è questa situazione, ma ieri era uguale, non è che ieri ha difeso, è sempre stato così, cioè io l'ho pagato sulla mia pelle Sì. ai tempi miei, quindi non è che mi viene a raccontare. Poi ai tempi miei dicevano che quelli di prima erano meglio, oggi dicono che sono meglio quelli di prima, fra 20 anni saranno meglio questi di fra 20 anni, cioè, il pari è sempre visto. Giusto? No, giusto, giusto. Senti, e il fattaccio di luglio, come lo racconti quello della prova? La prova, allora, con Sai perché? cavallo. Sai perché? Te lo fa domanda anche a te, perché la gente se lo domanda, no? Questo dice perché Palmo Taretto fa. Hanno fatto lo stesso, sono andati, ma io, come ho detto anche a caldo, quando si va a volte si prova per trovare, per sfruttare Sì, magari sì, sì, l'occasione, sì. no? Ecco, perché quella situazione? Allora, quando c'è cavalli esperti queste cose non succedono. Quando c'è cavalli che, come ti ho detto, secondo me era un po' presto da mettere nel lotto, insomma, ci sono dirigenze che, come vengono da me, vanno anche da altri fantini, altri miei colleghi, e chiedano, insomma, dei pareri su delle liste di cavalli, Sì, no? sempre successo, non si può niente. Dove insomma uno gli dice la sua e chiaro, no? Vabbè, se ci sono una parte di cavalli dove ci puoi veramente fare il palio, e poi ci sono quei cavalli che sono la fascia sotto, e secondo me tanti invece di andare a guardare il motore dovrebbero guardare sì il motore, ma l'affidabilità, perché poi c'è il palio, non è una corsa normale, no? Cioè, voglio dire, c'è anche le rivali, quindi quando c'è un cavallo che comunque non ha difetti, sta il canapo, gira bene, puoi fare il palio. Se invece c'è un cavallo e c'ha più difetti, il E poi non lo palio non lo fai. fai, no? Quindi niente, cioè, quella prova lì che è successo? Io era già un po' di prove che questo cavallo provavo specialmente il San Martino, perché tendeva ad andare un po' largo, come ha fatto vedere anche a Montichiano, a Mociano, ce l'avevo seguito un po' in provincia, un cavallo irruento, un po' di motore ce l'aveva, e quindi la prima curva tendeva sempre un po' a sbagliarla. E in quei giorni ho cambiato più volte i filetti per cercare di correggerlo. E quando va a cambiare i filetti a un cavallo, non sai mai la reazione che hanno, perché non è che le provi a casa, le provi dentro una piazza piena di gente e ci sono anche gli altri, no? Quindi la prima sera, infatti, gli ho provato un filetto diverso, il cavallo insomma mi tirava, mi impegnava, no? Quindi devo stare attento a non danneggiare anche gli altri. Quella prova lì che succede? Sono partito, scoppia il mortaretto e siccome gli avevo ricambiato un altro filetto a quel cavallo quella sera, ho detto vabbè, ormai sono davanti, faccio il primo San Martino, lo faccio scorrere un pochino e poi lo riprendo in mano.
Perché poi se non facevo la cosa lì, il pensiero era: se aspetto dopo a fare il semmai, che ne so quando sono gruppo che mi combina, perché ogni avallo c'ha la sua reazione. Certo. Quindi niente, ho fatto scorrere il cavallo e mi ricordo c'avevo il montone qui a fianco. E quindi sono entrato a San Martino, quando poi a un certo punto ho visto e si è affiancato l'istice, ormai il cavallo era entrato in pedalata. Io per non prendere il colonnino ho fatto scorrere il cavallo, ma come succede tante volte, purtroppo è successa una fatalità che non doveva succedere. Cioè io penso che 9 su 10 lo fai anche tante volte per il palio, ti fa un'entrata, e non succede mai niente. Lì, boh, secondo me sta una dinamica un po' particolare dove la cavalla ha scivolato col posteriore. Sì, è scivola prima, sì. E Sì, toccandola poi si è seduta sul scivola allo stesso punto posteriore. dove è cascato Puscenco, sì. Sì. Scivola prima. Poi anche il tuffo di luglio in quel caldo era molto duro la parte sopra, cioè non è colpa di nessuno, era proprio un discorso di temperatura, no? Cosa invece agosto era molto meglio il tuffo. Quindi Sì. Più la quadra poi gli hanno fatto è bene. stata un po' una combinazione, sì, cioè non penso sia nella prima né nell'ultima volta che è successa una volta, cioè mi ricordo anche il Bruschelli a tempi buoni quando montava cavalli nuovi, cioè è riabitato che magari faceva scorrere il cavallo un San Martino anche nella mossa non valida, no? Ci sta, no? Uno se lo sente, per evitare poi, cioè questa va anche a tutela della festa poi alla fine, no? Perché comunque c'è la pista libera e c'è un momento per approfittare di fare una prova. Quando sei nel gruppo sai insomma come ti può reagire il cavallo. Le prove sono le prove, il palio è il palio. Per arrivare al palio in un certo modo uno deve provare. Ah, io sono, su questo sono d'accordo, io sempre provo un po', tanto, ma specialmente i cavalli nuovi poi vanno assestati, poi aggiustavo e poi facevo la prova generale perché univo la scena, no? Fa la prova per bene anche per l'animo della contrada, no? Quando vai, aver visto la prova generale a passa a quel modo, fu veramente una cosa scandalosa. Ecco, una cosa non si deve ripetere, veramente, veramente una brutta scena, quella lì, andava a tutelare il cavallo, vabbè, però insomma non fa cartellino suo. Va bene, allora io ti ho detto prima questo discorso dei Fantini Ontana, Giuseppe Zedde, dobbiamo Fantini Ontana. Penso di no. Poi tanto Ma poi non si sa mai, capirai però Fantini insomma. tutti i Pinocchi, quindi No, domanda, penso di no, vabbè, dai. domanda, andiamo a parlare. Vabbè, qui. Sono uno che al momento mi sento più tranquillo e libero. Cioè, libero di fare le mie scelte e basta, senza essere condizionato da niente e nessuno. Se sbaglio, sbaglio col mio, se faccio bene, faccio col mio e basta. Quindi troviamo Giuseppe Zedde sempre nella sua linea, continuare nella sua linea. Sì, con le contrade c'è un rapporto e poi vediamo. Il palio a volte ci sono anche dei cambiamenti, non è che per volere o non volere, cioè a volte sono situazioni che si creano, cambi di dirigenza, a volte no, quindi Mi sa che siano diversi stavolta. quindi vediamo un po' che succede. Questo giro mi sa che c'è lui, siamo i dirigenti. E qui come va l'azienda? Ho Ma qui c'è sempre un bel da fare. visto c'è un sacco di puledri. Sì, c'è un po' di puledri, sì. Quest'anno ce n'ho tre da domare, portarli avanti, farli Li tieni tutti per te, non è che sono vendita. correre. No, vabbè, uno è di un proprietario, di Osvaldo Costa. Sì. E altri due sono miei, Puro o mezzo? puro. E quest'altri due sono miei, sono mezzi e niente, vabbè, poi se trovo qualche proprietario c'è problemi, cioè nel senso. Quando uno alleva, poi alla fine vende Se anche. no, finito. Sì. L'allevamento, se non ha anche un discorso di vendita, poi diventa un Ah, problema, sì. no? Vabbè, allora grazie e poi ci vediamo, Grazie come a dice la te. canzone, strada facendo. Ciao, bocca al Grazie, lupo per tutto. Crefi.